Buongiorno e benvenuti, grazie per essere qui con noi. Oggi siamo in questa fantastica location, l'Old Wild West, del nostro amico Marco Di Giusto, che io ringrazio pubblicamente perché ci dà una mano. E che per noi è un onore venire in questo locale che è appena aperto e che sicuramente è già una delle mete principali dei giovani, ma non solo della nostra provincia, della nostra regione venire a mangiare. Io pronto a venire a mangiare l'altra settimana. Tu sei giovane anche tu, noi giovani. Sei sempre coda, insomma, il posto è stupendo. Se arriva Marco, anzi, mi avvisate cortesemente, che gli facciamo anche dare un saluto. Allora, siamo qua a presentare l'ultima tappa locale di avvicinamento agli europei. Under 20 di Lignano, che saranno l'evento clou per i basketari, ma non solo di questa stagione, per noi, ma anche per tutti. Qui abbiamo l'assessore Vico Meroi che ci sta seguendo passo per passo, il mitico Milo Geremia di Altegiana, sempre al nostro fianco. La, la regione, senza la quale lo dico chiaramente, non avremmo potuto fare nulla. Grazie, presidente. La provincia, sempre anche loro fedelmente al nostro fianco. Siamo tutti. Chiaramente un saluto particolare al presidentissimo Morandini della Cassa di Risparmio. Lui oggi vuole stare lì. Perché abbiamo già fatto anche da sua, dice. Però è sempre un amico insostituibile. Grazie, Press. Poi abbiamo tanti altri ospiti che andremo dopo a presentare e che coinvolgeremo. Perché? Perché oggi siamo... Vedo anche Cepile che si nasconde là dietro. Della Jet Tour, direttore, grande direttore. Dopo c'è anche la brochure del tuo palazzetto. È un vero gioiello clamoroso. Chi lo vedrà, secondo me, si innamorerà. Quelli che vengono da fuori, ovviamente. Allora, siamo qui a presentare tutto quello che abbiamo preparato in questi mesi. Ed è appuntamento perché poi ormai si avvicina il fatidico giorno il 7 luglio a palla 2, prima palla 2. Eh, quindi abbiamo tante cose da raccontarvi, cercheremo di essere il più veloci possibile. Avremo ancora un appuntamento ufficiale a Roma al CONI, la sede nazionale del CONI, dove il presidente Malago ci ospiterà e faremo l'ultima conferenza stampa a livello nazionale. Ma dopo entreremo nel dettaglio perché abbiamo tante, tante novità, tante chicchette da raccontarvi, però noi abbiamo un presidente, l'avvocato Adami, che deve correre in tribunale e poi torna qui, quindi John, a te il saluto ufficiale e poi partiamo, vai. Mi permetto? Di ringraziare intanto tutti i presenti e mi piace pensare che oggi abbiamo chiamato a raccolta spontaneamente i nostri amici. Davide, perché vedere, vedervi qui presenti e pensare all'importanza che ciascuno di voi ha avuto in queste tappe di avvicinamento agli europei dello scorso anno, che le cui immagini scorrevano nel monitor e poi agli europei che stanno per partire mi fa proprio pensare che siamo veramente un gran gruppo di amici e un gran gruppo di innamorati della pallacanestro. Porto il saluto del presidente Brandolin che non è potuto eh, intervenire in quanto a Roma anche lui persona che ci è stata vicinissima eh, in tutti questi step non più tardi l'USS della scorsa settimana eh, e sarebbe stato con noi eh, nell'incontro che abbiamo avuto al Foro Italico con importantissimi eh, esponenti dei mass media e, e, ed è ovviamente eh, qui presente, mi prega di portare il saluto. Noi eh, questa è la penultima tappa, come dicevi giustamente tu, di quel grande percorso che abbiamo chiamato Road Tulignano. Insomma, è simpatico pensare di essere americani. La pallacanestro è lo sport forse tra i più americani assieme al baseball e al football americano. Quindi abbiamo voluto anche noi darci un tocco di, 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 di oltreoceano. Il road turignano per noi è tutto ciò che è corso dal giorno in cui Dino Meneghin ci ha chiamato per dire i campionati europei sono vostri fino a quando si alzerà la prima palla 2 del 7 luglio. Quindi ehm, come comitato regionale, dovete sapere, molti di voi lo, lo hanno già preso, abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutti i nostri componenti in questa grandissima avventura. I nostri ragazzi che hanno partecipato al Trofeo delle Regioni, ragazzi e ragazze, avevano la maglietta con il simbolo. Della, del, campionato, del campionato europeo, eh, con su scritto appunto Rod Toulignano, in modo da eh, far capire che eh, sono, tutta la preparazione, tutto quello che eh, abbiamo fatto era finalizzato a quello che forse per il nostro comitato sarà il più grande evento di sempre. Ehm, il 28 di maggio. La nazionale italiana femminile sarà di scena al forum, quindi la prossima settimana, contro l'Australia, giocherà un'amichevole, anche quella è una tappa di avvicinamento al, al 7 di luglio. Il 28 giugno, posso dirlo, Andrea faremo le prove generali eh, al palazzetto comunale di Lignano e giocheremo. Con i nostri ragazzi del settore giovanile, ad invito ovviamente, un suggestivo: non saranno una 24 ore, ma quasi. East contro West, Udine Pordenone contro Gorizia e Trieste, under 13, under 14, under 15, under 17, under 19. E poi chiuderemo la giornata con la Coppa Triveneto di Serie C e la Coppa Triveneto di Serie D, come ogni anno nell'ultimo weekend di giugno eh, con le vincenti del, dei campionati friulani e del vicino, del vicino Veneto. E quello probabilmente sarà l'ultimo, faremo le prove generali, no? come si, si fa al teatro, per vedere appunto, che la struttura sia a posto e per coinvolgere veramente in questo grande evento anche i nostri ragazzi del settore giovanile però una volta, e mi permettete di dirlo, quando saremo a Lignano partirà in, uh, inevitabilmente l'ultimo appuntamento uh, di, di questa grande estate regionale che sarà estate azzurra in città. Il 4 di uh, settembre arriva la nazionale italiana e si fermerà per un mese a Trieste, giocherà, 4 di agosto scusate, giocherà uh, un torneo con Georgia, Michigan State e Russia nell'ultimo weekend di agosto al Pala Rubini, l'ultimo weekend... Per preparare poi la eh, Berlino e i campionati europei. Eh, a Legnano ci permetteremo di pubblicizzare anche questo ultimo grande evento della nostra estate, per eh, ovviamente coinvolgere più persone possibili, e per far vedere che qui in Friuli Venezia e Giulia si fa pallacanestro, si organizza pallacanestro e credo di poterlo dire senza tema di smentita ai livelli più alti. Eh, ringrazio tutti. Eh, oggi questo mio brevissimo intervento di certo non è stato denso di, 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 di novità, tutte cose probabilmente conosciute, ma le novità adesso, eh, Davide, permetteremo sotto profilo della logistica, di quello che abbiamo studiato per gli hotel, per i turisti, per, per i biglietti, eccetera, eccetera. Daremo spazio ai nostri ospiti. Grazie a tutti. Grazie allora io direi, prima di darvi la parola a voi autorità, dovete, anche per farvi capire di cosa stiamo parlando, io farei un po' un elenco no? di quello che andremo a fare, in modo che voi potete poi anche commentare, non vi mando allo sbaraglio insomma per farla breve. Quindi direi, fra le varie cose abbiamo sicuramente fatto una strategia legata ai biglietti, abbiamo qui il responsabile, vieni a presentarti, dove sei? Vieni, vieni, non, non vuoi nasconderti, vieni, vieni qua, vieni qua. Allora, lui... I ticket sono già online, lui gestirà le biglietterie, ci eh, sono anche previsti dei pacchetti. Insomma, sì, vai. buongiorno a tutti. Allora, è stato studiato un sistema per cercare di far fruire il più possibile tutte le partite. Per cui il biglietto viene emesso per tutte e quattro le partite che si svolgono nella giornata nel palasport a seconda che sia al Tegil, al, al g Getur o alla Tisana. I prezzi sono stati anche abbastanza contenuti, per cui si può dire che c'è una prima formula di abbonamento di chi vuole vedersi proprio tutte le partite, per cui tutte le partite che si svolgeranno al eh, al Getur, al Getur sì, a Lignano avranno un abbonamento Valido per le prime 10 giornate, cioè verrà esclusa la finale, che la finale non sarà in abbonamento, per cui avremo un prezzo di 90 euro per l'intero e poi per la tribuna VIP 260 euro per chi vuole determinate, diciamo, agevolazioni come il parcheggio, come il wifi, come una un, un, sala VIP per incontri, eccetera. Mentre invece, per chi vuole solo il posto, con 90 euro uno vede. 10x4, 40 partite. Pare che siano degli ottimi prezzi. Poi per quanto riguarda invece eh, i singoli biglietti, questo è l'abbonamento che è valido fino alla prima giornata ovviamente. Una volta che inizia la prima partita, il giorno 7, dopo non si venderà più. E dopo ci sono i singoli biglietti che variano a, secondo, a, seconda, del, dei pre, eh, a, a seconda del tipo per le 4 partite costerà 12 euro per poter vedere quattro partite, compresa sempre anche la partita serale, l'ultima, quella delle 21 dell'Italia. Ridotto per i ragazzi dai eh, 12 ai 18 anni, quindi agevolare che vengano, verrà solamente 8 euro e invece i bambini, i bambini chiamiamoli, da 0 a 12 anni non pagheranno, entreranno gratuitamente. Per quanto riguarda il match dell'Italia generalmente che è sempre alle ore 21, dalle 20 in poi per chi lavora o ha altri impegni potrà venire direttamente dalle 8 in poi, dalle 20 in poi ad acquistare un biglietto particolare a 8 euro ridotto, di modo che può assistere al... al è ridotto 5 euro per i bambini. Poi naturalmente ci sono eh, i prezzi per gli, per gli altri palasport, saranno invariati per quanto riguarda il, 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 il Tegil, il comunale a Lignano che costerà 12 euro l'intero sempre per quattro partite, per le giornate che si svolgono, e 8 euro ridotto con le stesse condizioni. Per quanto riguarda invece la Tisana ci sarà un biglietto unico per tutti a 5 euro. Per le due o tre partite Pagami che ci sono, eh, vabbò, allora siamo a cavallo. Noi incasseremo questo. Si, sono, già, sono già possibili le prenotazioni. Poi, importante. questo è importante: si può già prenotare online, c'è il sistema sul sito. No, non c'è proprio il circuito, c'è la possibilità di mandare. Ci sono gli indirizzi e mail senza che vi elenco tutto. C'è tutto scritto. E poi a Lignano c'è l'agenzia che svolgerà giusto che svolgerà sia i pacchetti e poi dopo interverrà, ne parliamo dopo e sia la vendita già a Lignano dei singoli biglietti no, c'è l'agenzia Sport, e School. Sport e School poi eh, un'altra cosa visto anche quello che diceva il Presidente Adami ci sarà la possibilità per chi acquista i biglietti per il torneo di, per gli europei di Lignano di acquistare direttamente anche là i biglietti per il quadrangolare che si svolgerà a Trieste l'ultimo weekend e ci sarà la possibilità per cui uno senza che vada in cerca e forse prevista, ma questo non è ancora certo, anche una riduzione per chi li acquista qua, quindi un vantaggio per chi li acquista prima. Qua in, biglietteria, nella biglietteria del getto, allora, Dai solamente il sito dove mi andare per acquistare i biglietti adesso? Allora, uno per acquistare i biglietti adesso deve andare più che sul sito, deve andare sul, sulla mail banco chiocciola ticketpointtrieste.it. Okay. Ecco, comunque è scritto anche tutto il, sito nel, volantino. Tutto il sito nel volantino. Grazie mille, sono stato bravo. Grazie. Allora, andiamo via veloci. Francesco, se poi vuoi abbinare anche. Parallelamente, discorso media: allora abbiamo Sky che fa le partite dell'Italia in esclusiva. L'Italia è sempre prima serata alle 21, quindi l'Italia sarà sempre in diretta su Sky. Ho parlato ieri col telecronista che si chiama Trigari, come conoscete. Poi abbineremo noi eh, ogni volta una spalla tecnica secondo quelle che potrebbero essere anche le nostre richieste. Quindi Sky va alle 21, la partita dell'Italia. Dopodiché abbiamo anche fatto un accordo parallelo che io vado a ratificare in settimana a Milano con la Gazzetta. Quindi Gazzetta TV farà una seconda partita. E anche un salottino quotidiano in cui noi faremo un po' il punto della situazione. Con Gazzetta, adesso stiamo dettagliando il rapporto, però credo sia una bella opportunità ulteriore. Quindi ci sarà quindi il villaggio di Tour che mi riempirà di soldi, ovviamente, no? Vero direttore Cepile. Ecco, eh, avrà Sky e Gazzetta. Poi chiaramente avremo a livello locale Odinese Channel che ci darà una mano per quanto riguarda la quotidianità. Eh, abbiamo, eh, ho parlato anche con Sergio Taucher che cioè, di dammi una risposta: perché ci piacerebbe fare anche le partite della Slovenia su telecapodistria. Quindi stiamo valutando anche questa, potrebbe essere. Dopodiché, il Messaggero Veneto, io oggi posso anche dire questo ufficialmente: ho parlato con Tony Simeoli eh, che è il capo redattore dello sport. ci darà Ci faremo un un inserto speciale la, il weekend prima, dedicato all'evento, quindi sarà abbinato al giornale, quattro fogli. E poi ogni giorno ci dedicheranno due pagine con tutti i risultati e approfondimenti legati all'evento. Quindi, Messaggero Veneto e poi infine abbiamo anche Superbasket Superbasket ci sta dando spazio adesso Super la, la guida ufficiale degli europei sarà abbinata all'ultimo numero di Superbasket quindi Superbasket avrà un suo stand all'interno di Jet Tour chi vorrà prendere ci sarà un prezzo speciale, Superbasket e la guida ufficiale in contemporanea a noi questo fa piacere, sarà in celofanata così quindi uno arriva, prende il giornale c'era il Superbasket dedicato alla finale Scudetto, quindi l'ultimo numero stagionale insieme alla guida classica con tutte le formazioni, il programma, il logo della la cari FVG ovviamente, per, giusto presidente se non vengo gambizzato sì. faccio io, <ride> ok quindi questo è il discorso media, mi sembra che siamo abbastanza diseredati, abbastanza, abbastanza coperti. poi entriamo velocemente negli eventi collaterali, cerimonia apertura il 6 di luglio il 6 di luglio sfiliamo per Lignano con gli eventi nazionali fino al Beach Village che è, terrazza, che è di fianco a Terrazza Mare lì avremo eh, la fanfara della Giulia che ci ha garantito la sua presenza, bello no? Sì, l'hai l'aiuta te, <ride> la Fanfara Giulia ci accompagnerà e faremo la cerimonia d'apertura. Eh, dopodiché ci sarà un brindisi di apertura in terrazza mare. Io ringrazio anche Gai e tutto il suo team per la collaborazione. Devo dire che Lignano a livello istituzionale si è compattata per aiutarci. Questo va detto, quindi non posso fino, finora non posso assolutamente lamentarmi della massima collaborazione che abbiamo trovato. Eh, e quindi. Faremo l'aperitivo, poi si parte subito con, con le partite, il 7 che cominciano. Poi il 12, primo giorno di riposo, eh, approfitteremo della presenza delle frecce tricolori, questa è una cosa che abbiamo venduto, dico la verità, a livello internazionale con FIBA. Il fatto che il le 12 le frecce sono su Lignano, noi faremo alle 5:30, 5 e mezza, giusto Assessore? Mi sembra sia in to, to, super giù andremo sempre in Beach Village e tutte le delegazioni eh, saluteranno le frecce che, che volano su Lignano. Contemporaneamente, perché l'occhio ha il suo, sempre il suo perché, faremo le lezioni di Miss Alpeatria European Basketball bla 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 con Paolo Gruden. Sceglieremo fra 12 miss, quella che sarà miss europeo sul, sul uh, palco. E la Miss europea poi sarà quella che premierà insieme al Presidente eh, il giorno della finale chi vincerà il titolo. Tu, tu sei più importante tu della Miss ovviamente, eh. però insomma, ha sempre il suo, il suo perché. Quindi avremo le frecce e... So e anche faremo questa sfilata che mi sembra una cosa simpatica. Poi sicuramente i giovanotti che saranno in ritiro da un mese e mezzo, magari farà piacere vedere qualche bella ragazza. Scuola del tifo: una cosa credo che piacerà a tutti. Abbiamo fatto un accordo con la scuola del tifo. Sabato 11 dentro in Getur in uno dei campetti all'aperto. Vengono qui, sono bravissimi, sono fantastici. Loro insegnano come si fa il tifo. E quindi io chiedo anche a te, Claudio, Fran Claudio e Johnny e Franchina, a tutti quanti, consigliere regionale Franco, di portare tutti i nostri centimi di basket, possibile, lì tu so che sei molto sensibile a queste cose se dopo magari ci direi qualcosa anche tu Presidente Provinciale Bardini ovviamente buongiorno prof più centri miribaschi ci sono meglio è anche per godersi questa, questa lezione di questi che sono, io li ho visti anche al lavoro alle finali di Coppa Italia Francesco a Rimini e attirano i bambini e danno un bel messaggio di positività e credo che ce ne sia bisogno quindi io li ho presi al volo loro vengono sono a disposizione il sabato 11 luglio alle 6 prima di Italia-Francia e poi dopo c'è tutta la gran serata alle 9 con Italia-Francia. Mini basket, chiaramente a noi fa piacere se il mondo dei mini cestisti regionali si sposano a questa iniziativa, che è un'iniziativa, ricordo, per me di tutti. Vorrei citare come esempio, penso sia qua, il Gonars. Il Gonars ha fatto, mi ha chiamato, ha avuto una bellissima... Dove sei? Vieni, vieni qua. Tu penso di essere orgoglioso, Claudio, di un tuo ragazzo. Allora, loro cosa hanno fatto? Cosa ha fatto? La sua iniziativa non, non è che li abbiamo proposto noi, loro mi hanno chiesto: possiamo venire, vieni, 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 possiamo venire con il nostro centro mini basket a vedere una partita? Loro cosa faranno? Verranno il giorno il 12, venite, vero? Il 9, 9 Italia, il 9 Italia-Belgio, loro vengono, portano i bambini, hanno già 50 bambini con le famiglie. Quindi quel giorno abbiamo 100 persone in più già garantite lì. Vengono a fare il giorno in spiaggia. Quindi fanno la giornata al mare, sì, pomeriggio, eh, pomeriggio al mare, stanno, stanno insieme e poi vengono a vedere la partita la sera. Io credo che sia stata una bella iniziativa di cui ti ringrazio e spero che altri ti copino. Spero, grazie. Ma sì, è un, è un momento secondo me importantissimo questo per creare passione ed entusiasmo nei bambini, nei bambini piccoli. C'è bisogno ed è un'occasione importantissima per noi qui in Friuli e quindi penso... Eh, sì, ho pensato di non lasciarmi sfuggire questa occasione, credo e spero di essere in tanti e, di, e che siamo in tanti nel settore mini basket, proprio perché... E è un momento importante per creare passione ed entusiasmo per poi portare nel resto della vita e dello sport. Grazie, grazie a te. Avranno... Loro si attrezzeranno, grazie mille. Si attrezzeranno con le magliettine azzurre, quindi sarà Forza Italia. Già un sacco di idee, bravissimo. Poi eh, insieme al direttore Cepi, abbiamo piaciuto di dare anche un'opportunità a tutti quelli che verranno lì, quindi abbiamo creato un vero e proprio villaggio enogastronomico. Ci saranno 30 chioschi con varie specialità di tutta l'Italia a disposizione di chi vorrà. Venire a vedere le partite, ma non solo, perché magari c'è qualcuno qui la pallacanestra, non ne può fregare di meno. Eh, nessuno speriamo. Eh, magari oppure anche le mogli e i figli non vogliono entrare nella partita, possono stare fuori. Ci sarà un, un DJ che suona la sera. Per la felicità dei, di tutte le strutture alberghiere eh, all'interno del villaggio, e poi ci sono 30 chioschi a disposizione lungo il viale, perché l'ingresso sarà dalla chiesetta, cioè sul viale si chiama Viale Centrale. No, se non sbaglio, l'ingresso per il pubblico è dalla chiesetta, il primo ingresso, mentre l'ingresso principale è ingresso solamente per le squadre e per gli accreditati. Quindi in quell'ingresso della chiesetta sarà tutto un viale lungo con 30 chioschi in cui si potrà mangiare e bere, chiaramente con grande educazione, se no il direttore ci butta fuori tutti, tu Milo quindi non venire perché se no ci scateniamo io e te e, e quindi credo sia comunque l'obiettivo è di creare comunque veramente un momento di aggregazione per tutti poi abbiamo eh, ingaggiato i Dunk Italy voi direte chi sono i Dunk Italy sono dei freestyler, Francesco hai una clippetta? magari così possiamo far capire ai nostri amici di cosa si parla anche loro faranno spettacolo sia per i bambini fuori che durante la partita all'interno sono simpaticissimi e bravissimi ecco Io pensavo anche, Vico, in qualche modo di provare a fare qualcosa anche, magari in piazzale d'olivo, no? Potrebbe essere carino, anche per fare un po' di promozione. Loro sono disponibili. È una, è, bello, no? è una cosa che attira. Io cerco di andare il più veloce possibile, abbiamo ancora un sacco di cose da dire. Ringrazio già adesso tutti gli attaché volontari, sono tantissimi che abbiamo. La squadra è già composta, Marco Canzani la dirige insieme a Francesco, ad Alberto Tonizio, insomma abbiamo già fatto la squadra ogni, perché ogni nazione avrà 1-2 tasce a disposizione H24, più tutto un insieme di volontari che lavoreranno all'interno del villaggio e dei palazzetti per garantire, speriamo, la massima efficienza. Ringrazio Lucy che è qua, il Presidentissimo, ciao carissimo. Con Lucy cosa abbiamo pensato di fare? Faremo, credo, aspetto eh, la conferma, Taucher e Dan Peterson. Verranno a fare un incontro con i giornalisti e al seguito, così come si fa adesso, mi sembra una cosa anche simpatica, sotto vedere da poco Pasqualin eh, allo stadio Friuli. Incontri formativi, grazie professore. Dopodiché, quindi saranno Peterson e Taucher che chiaramente credo che a livello di basket sono due che hanno aperto una strada, e poi faremo una partita. giornalisti del Robby, preparati: giornalisti del Friuli contro giornalisti del Veneto. Questo è il giovedì, che è il giorno di riposo. Giovedì sera. Va bene. No, attendì, io non gioco, io faccio l'allenatore. <ride> poi, poi ci saranno una serie di eventi collaterali legati più all'aspetto tecnico. Quindi qui mi rivolgo magari più agli allenatori perché ci sarà un cli il clinico ufficiale che facciamo il giorno 12, eh, 12 luglio, il giorno di riposo. Avremo Simone Pianigiani. Cuzzolin che è il responsabile atletico della nazionale e più, se non sbaglio, Marco Crespi, no Francesco? Quindi Crespi, Cuzzolin e Pianeggiani faranno il classico clinic, poi però parallelamente, qui è stata l'idea di Martellossi Martello, l'idea che io ho appoggiato subito faremo una serie di percorsi legati agli allenatori che vogliono approfittare dell'evento per magari aumentare la loro formazione ad esempio faremo una giornata dedicata alla formazione, una mattinata perché useremo le mattine, poi il programma dettagliato ve lo invieremo, eh, perché in base agli incastri che stiamo facendo con i vari allenatori ad esempio, visto che facciamo un campionato under 20, faremo una specie di simposio legato alla formazione del giocatore. Quindi con, avremo Giordano Consolini che ci parla di come si forma un giocatore all'inizio, guru della Virtus Bologna. Poi ci sarà Federico Danna che ci spiega come si traghetta il ragazzo dalle categorie minori all'under 19, quindi vicino alla Serie A, la prima squadra. E poi Pilastrini che ci dirà come si lancia un giovane. Quindi avremo Consolini, Danna e Pilla. Eh, poi faremo anche eh, un clinic dedicato ai vice allenatori cioè agli assistant coach perché ormai è una professione anche questa eh? e ci saranno Montanari e Fucca che spiegheranno a Jack Braida come si fa a fare il vice allenatore Jack, no? eh, un giorno una, eh, solo la mattina del 19 la finale eh, Fabrizio Frates ci racconterà la sua esperienza in Cina eh, il, 19, il 16 credo Pablo Laso coach campione d'Europa con Real Madrid Insieme a Maurizio Garardini, general manager della, del Fenerbahce, faranno anche loro un incontro de, aperto a tutti, in cui raccontano, insomma, uno come si vince il campionato, il campionato, la Coppa dei Campioni, e uno come si arriva nell'NBA, sia per quanto riguarda il coach che per quanto riguarda i manager. Poi mi piace anche ricordare, Vico tu non lo sai, ma te lo dico adesso, che una mattina eh, Vico Meroi, che è l'assessore in questo caso incaricato di Lignano, no? dimmi poi se sbaglio, ma poi se tu mi dici no, Mando Brini. Oh, eh, con che... No, no, ma io vorrei fare sport e turismo, l'importanza di abbinare lo sport al turismo oggi, quindi Enzo Cainero mi ha mai detto di sì e quindi mi piacerebbe fare un bel incontro anche in questo caso aperto tutto in cui si spiega l'importanza di un evento sportivo per promuovere il proprio turismo. Io ringrazio Turismo Fvg, non vedo Bregant, però anche loro sono stati bravissimi, gentilissimi ad appoggiarci, quindi sei ingaggiato, tu Milo vuoi venire? Anche no, io te guardiamo o vuoi eh, Enzo, comunque questa è una cosa che stiamo studiando adesso ma Enzo Cainero ieri mi ha dato l'ok. Vediamo se dimentico qualcosa. Eh, Lancia Ferri, io ringrazio il gruppo Ferri, ci fornirà furgoni e macchine ufficiali dell'evento. Quindi è un altro grande partner secondo me che dà lustro a tutto quanto. Il Gaza Camp, abbiamo il camp della Gazzetta all'interno del villaggio, eh, anche in questo caso abbiamo mandato attraverso la federazione. Dove sei Elisa? Non ti vedo. Elisa organizza il Gaza Camp, lei è una, guardate, posso dirvi, strepitosa, bravissima, H24, lei ci rappresenta in Lignano con la Sport and School, pacchetti turistici, li prepara lei per il turismo FG, gli alberghi che ti chiedo di presentare, li ha preparati lei, il Gaza Camp è roba sua, quindi io me ne sto a casa e fa lei. Buongiorno a tutti. Io seguirò nell'ambito del comitato organizzatore la parte diciamo, più turistica e la parte giovanile della Gazzetta Summer Camp. È un'attività che verrà dedicata ai giovani dai 6 ai 19 anni, saranno fatti due turni, saranno tutti alloggiati all'interno del villaggio Getur, ci saranno dei eh, importanti e grandissimi allenatori sia eh, regionali che nazionali al loro, al loro seguito e ovviamente vivranno a tutto tondo una settimana o tutti i 15 giorni la. Eh, atmosfera dell'europeo. Per quanto riguarda invece la parte turistica ci sono diverse situazioni che coinvolgeranno la città di Lignano-Sabbiadoro. Le delegazioni, io ringrazio e mi permetto di nominare gli alberghi coinvolti che oggi non sono potuti essere qui perché in contemporanea abbiamo la Pentecoste che dà un po' il via alla nostra stagione a Lignano. Allora, le delegazioni saranno alloggiate al Columbus, all'Hotel San Carlo, all'Hotel Golfin, all'Hotel American, all'Hotel La Pergola, Hotel Marina 1, Hotel Mediterraneo. Avremo una settimana dedicata anche a dei corsi di formazione di, per gli europei scusate, per gli allenatori eh, della FIBA e saranno al President e al Meridianus, la FIBA e il gruppo arbitrale sarà l'Hotel Grafe, invece tutto lo staff, i ragazzi, i partecipanti saranno al villaggio Getur e poi tutto quello che sarà invece il prodotto del turismo legato all'europeo eh, verrà proposto utilizzando alberghi 3 stelle, appartamenti, campeggi, il villaggio sempre, in maniera tale che tutti possano soddisfare le proprie le proprie vacanze per legarle all'europeo. Sono stati creati dei pacchetti anche con turismo FVG per portare sia i turisti della regione a Lignano a vedere l'europeo, sia chi è a vedere l'europeo ovviamente in giro per la regione per eh, mm, ammirare insomma, le bellezze, le città e le nostre realtà. posto? Sì. Esatto, iscrivetevi, ci sono attivi i nostri, i nostri siti internet che è www.gazzettasummercam.it, ci sono tutti i programmi, ci sono tutti i numeri di telefono anche degli allenatori per qualsiasi esigenza. È attivo il sito della sportingschool.com e poi fvgsportchannel.com per tutto quello che invece sono gare e mix sui pacchetti turistici, biglietti e quant'altro. Bene, vi ringrazio buona giornata. Grazie Elisa. Allora, fra le varie cose, poi mi dimenticavo prima, io ringrazio anche i parchi, i parchi di Lignano, assessore, abbiamo fatto, non a ridere, abbiamo fatto un accordo, eh, insomma, sono tanti posti stupendi a Lignano per, per utilizzare magari se piove il tempo, io lo faccio con i miei bimbi, eh, può essere Gulliverlandia piuttosto che il parco Zoo, insomma ce ne sono. Abbiamo fatto un accordo, insieme al biglietto... Quando un acquista bieto venire al Palazzo della Partita, riceverà una card omaggio per avere delle scontistiche legate al, alla visita dei parchi di Lignano, ma non solo, anche dei benefit legati a alcune attività commerciali. Eh, sempre presenti in Lignano prevalentemente ma non solo, quindi chi acquista un biglietto avrà una card con una serie di agevolazioni, fra cui è importante anche la possibilità di visitare i parchi, i parchi di Lignano allora, un po' abbiamo capito di cosa stiamo parlando no? ho cercato di, di sintetizzare ma eh, abbiamo anche ancora un paio di cose importanti, ad esempio il professor Presacco, se viene qua eh, quando il prof mi ha chiamato, chiaramente anche in questo caso mi metto sugli attenti come eh, a Puglieri, c'è una bellissima cosa, no? Mi ha detto, troviamo uno spazio all'interno? Ho detto, ma troviamo uno spazio all'interno? Dobbiamo. Eh, prof, se vuole venire a raccontare lei di cosa si tratta, perché la dinese ha delle origini legate a Lignano. E quindi noi approfitteremo dell'evento per... Grazie, buongiorno a tutti. Grazie dell'opportunità. Eh, beh, io... Allora, sapete che adesso c'è il comfort food, no? Gli psicologi hanno scoperto che se uno... Riscopre i sapori di quando era ragazzo, eccetera. Allora è più felice, è più contento. Ecco, per me c'è il Comfort Basket: cioè tornando a quando ero ragazzino mi sento bene, e quindi allora non tutti sanno che il primo una volta si chiamava Abbinamento, ma oggi sono gli sponsor. Che il primo dell'era moderna a Udine ad essere lo sponsor non fu il mitico Snidero, bensì l'azienda di soggiorno di Lignano. Correva l'anno 1962 e per tre anni, 62-63, 63-64 e 64-65, la più Lignano fu la squadra legata a Udine. È inutile che entri in dettagli, ma come dire... Rappresentando un po' anche tramite gli amici della più ieri, un po' la memoria storica di quegli anni, ecco mh, mi è sembrato giusto ricordare questo perché l'evento che si svolge a Lignano dice che, però Lignano non è l'ultima venuta, oltre ad aver fatto tutti questi eventi molto importanti che si sono svolti in questi ultimi anni a vario titolo, finali nazionali eh, europei e quant'altro, eh, Ecco, va alle origini quasi, o comunque ai periodi d'oro di esplosione della palacanestro per eh, ecco, accreditarsi anche da questo punto di vista. E mi sembra giusto sottolinearlo in quella circostanza, eh, ricordando che poi sarà l'occasione per ricordare come eravamo e quindi per premiare, immagino, con una medaglietta o con un simbolico ricordo, anche per dire. Il presidente di allora, Sebastiano Marzona che ha più di 90 anni, è ancora vivo, segue sempre i campionati e tanti altri che rappresentano, ad esempio, la meglio gioventù, come dire che avevamo, come chiamavamo noi a quei tempi, Maschio, Savio, Blasone, Bulzicco, Tavano e via dicendo. Ecco, questo è in sostanza il senso dell'evento che naturalmente vuole anche ricordare che Lignano cresceva Col miracolo economico italiano e cresceva ovviamente col miracolo della pallacanestro, cioè gli anni eh, 50 sono stati gli anni in cui la grande ricostruzione, eccetera. Poi viene il miracolo economico, Lignano che stava diventando in quegli anni appunto turismo di massa, pur nell'Elitalia, ad esempio, invece Lignano Pinetta, ma comunque si era trasformata. Eh, in quei tempi ecco, rappresentava il dinamismo della pallacanestro e il dinamismo anche della nostra regione e della nostra iniziativa economica. Mi pare opportuno richiamarci a questo e sottolinearlo, sottolineando che poi anche da lì quello fu anche incubatore dell'esperienza di Snyder. Grazie coach, andiamo veloci poi vi lascio, chiuderemo con i saluti dei nostri dei padroni di casa allora al volo vi ricordo anche che a Udine eh, faremo ci sarà e questo mi sembra anche una cosa bella da, da sottolineare verranno a Udine in ritiro la nazionale italiana, la nazionale francese e la nazionale spagnola eh, potremo vederle in un primo in un mini torneo che faremo qua eh, non la nazionale del 20 verranno in ritiro in vista dell'europeo Francia, Italia e Spagna e, e giocheranno a Benedetti eh, in tre serate e anche in questo caso sarò preciso ma è a fine giugno Fine giugno, tipo uno, due, fine, sì, fine giugno, inizio di luglio, 1-2 luglio le partite perché poi il 3 le trasferiamo tutte a Lignano. Arriveranno quindi dal 3 e li portiamo giù a Lignano. Quindi a Udine in ritiro saranno alloggiate al Ramandolo e all'Hotel Friuli e utilizzeremo il Benedetti e la Tiepolo per gli allenamenti e il Benedetti per farli giocare. Eh, poi eh, la federazione, il dottor Blasetti, ex segretario generale, mi ha chiesto uno spazio per il museo del basket? Io ho detto ovviamente di sì, quindi avremo nella prima settimana all'interno di G-Tour sopra dove c'è la sala VIP, metà sala VIP sarà dedicata a questo grande museo del basket che raccoglierà un po' tutta quella che è la nostra grande tradizione. Quindi, un'ulteriore chiaramente aperto a tutti, quindi un'ulteriore possibilità. Questa sarà la prima settimana di gare, quindi dal 7 fino al 12. Eh, Francesco, poi viene un secondo al volo Francesco Maiorana, consigliere della Lega Nazionale perché abbiamo fatto un accordo come comitato insieme alla LNP, Presidente Basciano super persona, super propositivo eh, faremo un convegno dedicato ma non solo, Francesco a te sì, grazie, buongiorno a tutti. Io sono in rappresentanza della Lega Nazionale Pallacanestro. Porto i saluti del presidente Basciano. e Che dire, questa bellissima iniziativa che abbiamo già visto, pregna di impegni, di iniziative culturali dai ragazzi allo sport, veramente completa. Complimenti a Davide, una volta in più dimostri il tuo valore. E noi abbiamo già iniziato una collaborazione con l'organizzazione degli europei a Rimini quando abbiamo organizzato la Coppa Italia in cui è stato presentato l'evento, e quindi a parte nostra, Visto che rappresentiamo dalla serie A2 alla serie C circa 172 società, dove c'è Basca e ci fa piacere essere anche noi, quindi un evento così importante non possiamo mancare, ringraziamo quindi per l'invito a collaborare. Quindi organizzeremo un convegno coordinato da Massimo Faraoni con le più importanti realtà internazionali, come possono essere Spagna, Lituania e Serbia, per fare il passo sullo step successivo dalla parte delle società. Come da un punto di vista tecnico, la formazione di un ragazzo dello step di crescita, così come un confronto per comprendere perché nei nostri campionati i giovani che terminano poi il percorso del settore giovanile ha così grosse difficoltà a eh, giocare nei campionati di maggior categoria, a differenza di questi paesi, dove invece è un passaggio naturale al, alle divisioni eh, di ma maggiori. Dopo che essere anche per noi un'occasione di eh, presentare eh, il nostro nuovo sito che partirà dal, da giugno con le partnership importanti e soprattutto eh, la nuova formazione che sarà l'Atre della Lega Nazionale Pallacanesso, cioè un LNP Service una società ad hoc per la creazione di eventi, e anche di consulenza per tutte le società della serie C e la serie A che vogliono utilizzare dal punto di vista del marketing, fiscale, legale e, e quant'altro. Quindi ben lieti di partecipare e collaborare, collaborare con questo importante evento. Grazie a tutti. Grazie Francesco, LNP Service. Mi attira molto come iniziativa e il presidente Basciano sarà con noi comunque il 12 alla cena di gala. Allora, ultima cosa, Giacomo Braida che è là, sarà responsabile, non parlare, stai là. Eh, eh, Giacomo farà responsabile, del, eh, di quanto. speriamo che non ci sia mai bisogno di te, Jack, sì, infortuni, quant'altro. Abbiamo già due cliniche collegate, che è Degano qui a Tricesimo e eh, clinica di San Biagio. Speriamo che non servano mai però. Ecografie, risonanze, roba, al volo, speriamo che non servano, però insomma. Comunque tu sarai lì quindi sarai sempre operativo. Grazie, grazie Jack, eh, speriamo di no. Allora eh, Claudio, prima di passare ai nostri relatori, vieni a portare un saluto cortesemente. Anche tu, che sei il presidente provinciale della federazione e grande uomo di basket, è un time out di complimenti a tutti quanti scendono in campo per la pallacanestro e i complimenti particolari poi vanno al maestro pasticcere perché, eh, eh, con tutto il suo staff di cucina perché qui eh, Davide hai fatto una torta con una montagna di ciliegine sopra e il sapore il gusto si sente già è deliziosa, è ricca veramente e per cui credo che realmente il Friuli Venezia Giulia, grazie alle istituzioni, grazie a tutta questa grande famiglia della Paganestro farà un evento eccezionale. Eh, ci tengo anche il professor Pressacco che rappresenta il comitato provinciale, eh, è bene che si sappia che eh, è diventato da qualche giorno, grazie a te perché so che ti sei mosso per l'evento delle finali, professore emerito. E, e per cui professore merito in Friuli Venezia Giulia ce ne sono meno di 5 e per cui anche questo voglio dire è un evento che dovremmo premiare nell'occasione ecco grazie. grazie grazie a te, grazie mille allora grande, grande coach allora eh, partiamo dal mio amico Milo Geremia io devo dire lo ringrazio perché? perché oltre a aver dato disponibilità totale insieme a presidente Petillo lei è un mito, una leggenda. Adesso vuole andare anche in Serie C, vuole vincere il campionato con Bettarini e guai chi vi ferma. Allora, Milo, grazie di tutto quello che stai facendo. Ma un ringraziamento pubblico alla Protezione Civile che ci darà una mano ed è giusto ricordarlo: c'è tanta gente brava, immolata al territorio, e, e grazie anche per, a tutto il tuo comune perché insieme a. Insieme stiamo facendo gioco di squadra e la Tisana sarà non partner ma in prima fila alla pari di tutti quanti noi in questo grande evento. Quindi la parola a te, ricordiamo la Tisana Relegation Round, eh, quindi chi esce dal primo turno la Tisana diventerà di fatto il campo principale dopo la prima settimana. Bene, grazie, grazie Davide davvero dell'invito e porto il saluto dell'amministrazione comunale di Latisana ma del nostro sindaco che non può partecipare qui oggi perché è impegnato nella manifestazione che abbiamo a Latisana. Anch'io saluto tutti quanti dal Presidente del Consiglio sempre attento a questi, questo tipo di eventi perché credetemi, lo conosco personalmente ci mette anche molto molto del suo un saluto davvero anche all'assessore all provinciale e, e alla amico collega collega eh, Vico. Chiaramente saluto tutti quanti voi, eh, però permettetemi un ringraziamento che Davide ricorda sempre, Presidente Morandini per quanto, per quanto, per quanto sta facendo appunto per, per, questo, per questo bel evento, ma soprattutto tutti gli eventi, tutti gli eventi che la pallacanestro regionale la crea con devo dire moltissima capacità. Beh, cosa dire? Ci siamo, ormai ci siamo. Quando, quando Davide insieme al presidente Petillo sono venuti da noi a chiedere: guardate, c'è un evento, lo facciamo a Lignano, ma le strutture di Lignano non bastano. Bisogna fare un gioco di squadra. Ecco che quando la tisana Vico, sente gioco di squadra non si tira mai indietro. Penso che l'abbiamo dimostrato sempre, l'abbiamo dimostrato per citare un grandissimo evento sportivo Vedo, vedo Gemo, il discorso degli EIOF, hey Mi pare che insomma poi con l'organizzazione che diciamolo... La regione Friuli-Venezia-Giulia tutta sa fare, abbiamo fatto veramente una bella figura a livello, a livello europeo. Beh, insomma, abbiamo sentito che l'organizzazione è, è arrivata alla fine. Si sono curati davvero tutti i dettagli, devo dire, perché non si è pensato a fare solamente un evento sportivo, ma si è pensato a contestualizzare innanzitutto come è giusto che sia il turismo, perché insomma Lignano eh, non, share, non ha bisogno di presentazione, ma bensì certo ha sempre bisogno di visione e soprattutto di vedere come sta andando avanti e come si sta innovando, Vico, voglio dire anche il turismo e in special modo di Lignano con tutta la regione. Beh, noi abbiamo bisogno di queste cose, bene avete organizzato anche, sentivo Davide, un convegno Sport e Turismo che questo sicuramente ne vale la pena. E poi c'è da dire che mi è, molto, mi è piaciuto molto il discorso e lo spirito con cui praticamente sono stati organizzati il discorso di biglietti e soprattutto per il settore giovanile. Noi alla Tisana abbiamo una politica. Dico il Presidente del Consiglio Franco Jacop e lo sa benissimo, ormai, insomma, abbiamo purtroppo siamo sempre in sofferenza per quanto concerne il discorso di fondi. Bene, noi alla Tisana questi pochi fondi che abbiamo per quanto concerne il discorso dello sport. Scusi Presidente, ma lei lo sa benissimo, Presidente Petillo, ma noi cerchiamo veramente di darlo al settore giovanile. E qui faccio un ringraziamento pubblico al Presidente Petillo perché davvero ha. Una, un bel serbatoio di, eh, per quanto concerne il settore giovanile e quindi tutti, tutti i valori che lo sport riesce sicuramente a trasmettere. E in questo momento che stiamo vivendo, abbiamo sicuramente bisogno di trasmettere questi valori ai giovani. Quale, quale voglio dire, strumento meglio dello sport? Ecco, mi hanno insegnato anche un'altra cosa che nello sport non si deve parlare tanto, ma bisogna fare noi. Eh, Davide, tu lo sai, abbiamo fatto un sacrificio, un sacrificio economico, un sacrificio eh, di dispendio e disponibilità, anche per, eh, mi sento anch'io di ringraziare fin da ora la protezione civile e i volontari del Vigile del Fuoco che praticamente affiancheranno quelle che saranno le partite e quella che sarà la struttura poi voglio dire umana che è quella la più importante che serve affinché si svolga. Nel meglio, nel meglio delle maniere praticamente questo evento per quanto concerne la tisana, quindi complimenti per l'organizzazione e un in bocca al lupo davvero a tutti quanti eh. Beh, eh, diciamo che noi eh, ci eravamo già presentati entusiasti e lo sapete. Finalmente abbiamo capito cosa succede anche nel resto de dei dettagli perché eh, è importante per noi, al di là dell'evento sportivo, ho detto l'altra volta, sia la visibilità turistica ma anche quello che concerne l'attività collaterale, cioè la presenza di clinic piuttosto che di camp, per noi è rilevante perché siamo comunque... Per Antonomasi è la spiaggia delle famiglie, pertanto eh, l'attenzione che viene riservata al pubblico giovanile e quindi al di là eh, di chi gioca a basket ma anche chi viene a vedere basket eh, per noi è fondamentale. Quindi mi auguro eh, che venga sfruttata questa grande opportunità che date anche voi con gli eventi collaterali e soprattutto anche per le agevolazioni per i bambini più piccoli, proprio perché ci saranno molte famiglie, siamo a luglio, è un periodo molto frequentato. Ed è importante per tutta la regione che ha fatto questo investimento avere anche un ritorno di visibilità. Cioè Lignano, l'ho detto l'altra volta, è la vetrina della regione, è il posto, diciamo, della regione dove passano più turisti in assoluto. Peccato non cogliere queste occasioni. Per cui la regione ci ha creduto, ma non solo anche gli sponsor, i partner. Volevo tranquillizzarti: che non è che ci siamo compattati a livello istituzionale, cioè l'Isages, Getur e il Comune, da prima che arrivassimo noi, lavoro. Lavoro, no, lavorano sempre in sinergia perché sennò no non saremo a questi livelli, cioè certi eventi non li puoi fare se non hai già un'organizzazione. Il turismo effettivamente, come diceva il collega, si è evoluto, non basta più la sabbia, non basta più il sole e, e dopo aver passato insomma, tanti anni a fare degli investimenti, adesso raccogliamo i frutti, li hanno raccolti anche i precedenti e li raccoglieranno sicuramente i futuri perché stiamo rinnovando gli impianti e questi eventi ci danno anche l'opportunità per fare anche un maquillaggio, investire, grazie a provincia e regione, abbiamo messo mano anche alle strutture proprio, anche con l'occasione di questi eventi, e può essere anche un esempio per altre località. E poi naturalmente eh, anche passa pure il messaggio all'avvocato Adami che si può permettere di promuovere qualsiasi cosa a Lignano, eh, non solo l'evento di Trieste, qualsiasi evento di basket, perché? Perché Lignano è un'opportunità per tutti non è una vetrina chiusa di proprietà di qualcuno. Lignano è Friuli Venezia Giulia e guai se voi non la sfruttate. Anzi, secondo me, uno è miope se non viene e fa attività e non sfrutta la grande visibilità e soprattutto la rotta Lignano è importante perché noi abbiamo sempre più la tendenza a attirare di nuovo turisti che vengono da fuori Italia, proprio perché l'Italia è un periodo di sofferenza, beh, lo sappiamo già. Pertanto andiamo avanti, gli schemi sono chiari. L'allenamento mi pare che proceda adesso ci vuole concentrazione per dare il massimo dei risultati. Grazie. Grazie, eh, rapidamente anche da parte mia ringrazio per l'invito, porto il saluto naturalmente del Presidente Fontanini e tutto il Consiglio Provinciale. Ehm, prova un po' di invidia, insomma, prova un po' di invidia. Io, io sapete sono nel mondo del calcio, sono un balonaro, no? Dove ho allenato, lavorato e. Mi sono andato a fare a più livelli e dico che il basket. Da lezione di capacità organizzativa di sfruttare un evento anche oltre l'evento specifico, quindi di approfittare per fare promozione, per creare eventi collaterali, perché sia un momento formativo, educativo. Abbiamo visto i grandi, tanti eventi a favore del settore giovanile, abbiamo visto l'esempio di Gonars che approfitta di questo per dare la possibilità ai propri bimbi di vivere un momento di promozione sportiva con le proprie famiglie. Quindi, cose veramente importanti oltre naturalmente al discorso turistico, quindi lo sport che ancora una volta si fa veicolo di promozione turistica, lo sport che diventa un evento che serve a far conoscere il nostro territorio, ma questo succede quando gli eventi sono organizzati in maniera... Come dire, di altissimo livello no? e la FIBA ha dimostrato ancora una volta di essere all'altezza di questo, anche perché attorno alla FIBA subito no? eh, si fanno vivi, si mettono in sinergia, si mettono in rete tante altre associazioni, enti pubblici e privati. Che riconoscono quindi questa capacità. Quindi, complimenti per quello che fate veramente. Il grazie viene non solo dalla provincia di Udine, ma da tutto il territorio della nostra regione. Noi saremo sicuramente vicini a voi per questo evento. Ma credo che eh, date un esempio molto, molto importante di come si organizzano gli eventi, di come si promuove il territorio e di come deve essere organizzata un'attività sportiva. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie Assessore. Chiusura col Presidente Jacopo. Beh, chiusura: credo che dopo un'ora di illustrazione eh, ci dà l'idea, no, vorrei dire. Nel mezzo ci saranno anche le partite di pallacanestro, no? Perché eh, abbiamo sentito tutto un insieme di attività, e di. non state pensate nemmeno alle squadre perché le conosciamo già, qualcosa abbiamo già fatto. Quindi, no, eh, direi che oggi si coglie questo gran, con soddisfazione, quindi ovviamente nel portare il saluto della Regione, della Presidente, ai, a tutti gli assessori, Bozzonello ovviamente, Torrenti, credo si possa riconoscere oggi questo che è diventato un progetto complessivo, tra l'altro si riassume bene con la, la tua vacanza con il grande basket europeo, tutto questo che all'inizio era di fatto il campionato europeo under 20. Di Basket è diventato un progetto, ovviamente, per la regione, un progetto di proposta, un progetto collettivo, coinvolge tutti gli aspetti, dal turismo alla promozione, anche alla valorizzazione di investimenti fatti molti anni fa. Perché oggi si coglie anche il significato di investimenti importanti, fatti ad esempio in occasione degli EIOF, hey per dotare. Lignano è per orientare la proposta di Lignano anche al tema dello sport, e le iniziative sportive ormai a Lignano in gettura ad esempio, utilizzando gli impianti sono ormai quotidiane, dato che sono chiamato spesso a partecipare a queste iniziative. Questo è sicuramente un dato importante, segna il tratto sportivo della nostra regione, continuo a riportarlo in ogni dove Infatti questa è una grande opportunità che noi abbiamo vicino alla qualità della, della proposta. Eh, io faccio solo gli auguri che, eh, affinché il grande pubblico, dico grande pubblico anche internazionale, sappia cogliere un'opportunità, perché questo evento è di fatto un'opportunità. È un'opportunità per le località che lo ospitano, per la regione, ma sarà un'opportunità anche per chi è visitatore viene qui, passa alcuni giorni e potrà ovviamente frequentare, Di incontrare una regione importante, tra l'altro, mi sembra che questo dentro c'è anche il meeting di Atletica Leggera, tanto per dire altre, altre attività sportive che saranno presenti e questo, questo, eh, questa, questa appunto, come dicevo, significativa opportunità di proposta. Quindi, solamente buona fortuna, Vi e avanti? Vi Beh, cercherò di venire a vedere le partite per quanto possibile. Allora, direi che. Se non, se non ci sono domande, abbiamo parlato anche troppo. Avete qualche domanda specifica oppure possiamo andare a bere una birretta? Eh, dico solo una cosa, assessore, vi indicavo, facciamo anche una maratona di 5 km, music and run. No, no, a te, a te. Eh, io chiudo solo così, ringrazio veramente tutti, speriamo abbiamo fatto il massimo per creare intorno all'evento cestistico che rimane chiaramente... Il fulco di tutto, che per noi, è, oltre che essere una passione, è quasi una missione, abbiamo fatto di tutto per dare visibilità come merita alla nostra regione e per attirare tutti quanti, non solo i baschettari. Però io credo che il valore aggiunto di tutto questo sarà il palazzetto e lo dico veramente con convinzione perché credo che. Un palazzetto così bello in riva al mare in una location così suggestiva meriti di essere valorizzato non solo per quello che fate, direttore, che lo fate già benissimo, ma anche per noi baschettari. Perché è una cosa, noi l'abbiamo inaugurato nel 2005 con Gallinari ed Atome e ci torniamo con grande orgoglio. Quindi credo che il palazzetto potrà rappresentare veramente un la, la ciliegina sulla torta. Eh, grazie a tutti e scusate, ci siamo un po' dilungati, ma avevamo un po' di roba da dire. Ci vediamo presto.